Ma mi spieghi questa tua necessità di telefonare a Cora prima di tutto? Perché non dovrei? Nostro figlio ci ha appena comunicato di avere rotto il suo fidanzamento. È una questione di famiglia. Che c'entra lei? Papà, Cora fa quasi parte della famiglia. Ti assicuro che nei prossimi giorni sarai ben felice di avere una PR, una persona che difende sempre i nostri interessi. Già, non hai pensato alle conseguenze, Alexander. Ormai gli inviti sono stati spediti, la stampa è informata. Scusate se vi ho trascinato in questa situazione, ma non... Non puoi fare diversamente. Di certo non hai preso questa decisione alla leggera. No, solo che adesso l'esistenza stessa di questa famiglia è minacciata. E per cosa? Sei così pieno di insicurezze e paure da rovinare la vita a quella donna magnifica? Stavolta mi hai davvero deluso. Ma andiamo, non te ne frega niente di me o dei sentimenti di Caterina, ma del suo denaro. Alexander. No, 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 lascialo parlare, mi interessa. È la verità. Se non sposo Caterina, non disporrai del suo capitale. Dovrai vendere il Fürstenhof per estinguere l'ipoteca che avevi acceso per acquistare il terreno, non è così? Senti come tratta suo padre. Adesso basta, smettetela di litigare. La questione è più ampia. In gioco non ci sono soltanto dei biechi interessi. Già, ma a questi interessi sono legate le vite di tante altre persone. Oh no, papà, non riuscirai a incolparmi. Chi è che ha comprato il terreno pur non avendo i soldi? Per questo il Fürstenhof è in pericolo. Non solo il Fürstenhof, Alexander. Pensa a tutte le persone che rischiano il licenziamento. Certo, e intendo fare tutto ciò che potrò per impedirlo. Ah, non illuderti, è inevitabile. Ci sono già passato un bel po' di tempo fa. Papà, io non sposerò Caterina solo per salvare i tuoi affari, mi dispiace. Puoi stare tranquillo, sono combattivo per natura. Sono uno che osa e che vince. Se qualcuno può salvare il Fürstenhof qua, sono io. E ora scusatemi, ma ho da fare. Testardo! Scusa. Mi spiace, io non voglio farti soffrire. Lo so quanto sei legata a questo albergo. Speriamo di trovare una soluzione. Per riscattare quell'ipoteca c'è ancora tempo. Voglio essere ottimista. Dimmi, come ha reagito? Caterina? Da signora, come sempre. Ma temo proprio di averla ferita. Sono sicura che andrà tutto a posto. Io torno di là. Abbi cura di te. Ci vediamo più tardi. Ah, puoi controllare che la mia zuppa non stia bruciando? Certo. Capisci che non posso accettarlo? No, no, aspetta un attimo. Ti prego, lasciami finire. Ci conosciamo da tantissimi anni, ma da ieri mi sembra di avere a che fare con un'altra persona. Io so solamente che ti amo da morire e che... Oh, maledizione, è un mio diritto cercare di capire che cosa pensi oppure che cosa provi. Non puoi liquidarmi così, con frasi banali e scontate, come... I miei sentimenti sono cambiati. Ok. Temo che sarà ancora più difficile per tutte e due, ma se ci tieni, resta pure. D'accordo, rimango. Manderò il facchino a prenderla. Ora scusami. Vuol dire che ce la fai? Oh, è meraviglioso. Già, sì, a domani. Buone notizie, Laura. Oh, buongiorno, signor Zalfeld. Ottime, mio padre arriva domani. Suo padre, Peter Mann. E come fa a conoscere il suo nome? Beh, immagino di averlo sentito da lei. Sono davvero al settimo cielo. Per l'occasione ho creato dei nuovi cioccolatini. Con cioccolato amaro, dadini di frutta candita e un pizzico... Sono così felice. Suo padre è un uomo fortunato. Vorrei essere al suo posto. Per i cioccolatini? Sì, anche. Ah, arriva la verdura fresca per Robert. Scusi, devo andare. A proposito di suo figlio Robert e di Marie, mi dispiace tanto. Anche per sua moglie, le dica da parte mia che sono addolorata. È molto legata a lui, Laura. A mio padre, certo, tanto. Io non ho avuto una madre, perciò lui è tutta la mia famiglia. Per questo non gliel'ho detto. Di cosa parla? Beh, della sua relazione con mia madre. Mi ha chiesto di non dirglielo. Sì, è vero, era la volontà di Suzanne. Già, e ferirebbe solo inutilmente mio padre. Certo, suo padre deve essere orgoglioso di lei. Signor Zalfeld, qualcosa non va? No, niente. Sono in attesa.
e il suo splendido sorriso. Splendido? Non mi faccia arrossire adesso. Ah, ma finalmente è spuntato. Su, non la trattengo oltre, avrà da fare. Già, infatti. A più tardi. E sorrida spesso, non lo dimentichi. Hai freddo? Vuoi che ti riscaldi un po'? Sembri preoccupato. Katarina è tornata. E dice che non intende arrendersi. Neanch'io lo farei al suo posto. Le hai già detto di noi due? Non me la sono sentita. L'ho già ferita abbastanza. Beh, allora è chiaro che non se ne andrà finché non le dirai perché hai rotto il fidanzamento. Sì, ma non so se farlo. Sarebbe un duro colpo e sta già così male. Sai, io mi sento molto in colpa. Stavamo insieme da 5 anni. Che cosa c'è? Hai paura che possa ritornare da lei, forse? Questo mai? No, neanche un po', mi fido. Ma non mi piace che rimanga qui. Mi sento già la coscienza sporca con i tuoi. E in più avere Katarina davanti tutti i giorni. È sempre stata così gentile con me. Oh, dimenticavo. L'ho appena saputo. Domani viene a trovarmi mio padre. Sul serio? Beh, finalmente avrò qualcuno con cui lamentarmi di te. Ehi. Signor Zalfeld, per lei, ora non potrà più dire che vizio solo mio padre, giusto? Laura...